La presidenza del Consiglio Comunale di Modena, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presenta Labirinto di dolore alla ricerca della luce, Extreme Woman Condition, installazione dell'artista designer Adele Angelone. A Palazzo del Municipio, nella Sala dei Passi Perduti, Presidenza del Consiglio Comunale, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presenta Extreme Woman Condition, Labirinto di dolore alla ricerca della luce. Dal 24 novembre al 10 dicembre 2011, in Piazza Grande a Modena, a Palazzo del Municipio, nella Sala dei Passi Perduti, la Presidenza del Consiglio Comunale, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, presenta Labirinto di Dolore alla ricerca della luce, Extreme Woman Condition, installazione dell'artista designer Adele Angelone. www.adeleangelone.net. Dalla Presidenza del Consiglio. Un dè dell'oscuro, dove non si vede uno spazio, dove si fatica a vivere e dove la morte psicologica o fisica possono arrivare senza preavviso. Questa è la condizione estrema in cui vivono, nella violenza quotidiana, un numero incalcolabile di donne nell'intero pianeta. Un labirinto di impotenza spesso senza via d'uscita e di speranza. Si è fatto troppo poco per affrontare il tema della violenza sulle donne. Per contro, la cultura violenta e umiliante dello sfruttamento del corpo e dell'anima delle donne non accenna a scomparire. Al contrario, i dati ci dicono che il dramma della loro uccisione, reale e simbolica, è in continuo aumento. Adele Angelone sente di dover lavorare su questo dramma attraverso la sua arte. L'Angelone passa il setaccio, i magazzini, i mercati di ferri vecchi, le officine, i capanni degli attrezzi di artigiani, alla ricerca di oggetti o di frammenti morti. Come morte sono le energie scartate di una parte di umanità gettate in un angolo e le trasforma attraverso un viaggio di reinterpretazione evocativa e poetica. Si può dire la sua arte del recupero in senso lato, di materia e di senso, di eredità familiari, genealogie, spiritualità, per salvare, prima che sia troppo tardi, i significati vitali nascosti tra chiodi, inferriate arrugginite, gomme bruciate, schegge e lame taglienti. E per riportarli alla luce, le opere già esposte in mostra personale all'ambasciata araba d'Alessandria d'Egitto e in altre città italiane sono presentate a Modena per la prima volta. Presidente del Consiglio, Caterina Liotti. Dall'artista e designer Adele Angelone.
un'installazione che analizza la prigionia psicologica è sempre più concreta e fisica, fino ad arrivare alla violenza e alla morte, amaramente molto attuale e sempre presente in ogni parte del mondo. Una sorta di percorso di stanza in stanza, di scatola in scatola, di prigione in prigione. In questo lavoro il corpo viene indagato in termini di simboli del costume e oggetti che raffigurano strumenti di lavoro che ci provengono dalle radici più remote, dall'eredità familiare e religiosa. Sotto la lente di ingrandimento si svelano le parti del corpo delle donne al centro di stanze, scatole, prigioni, buie e violente. Leggi dell'ultima ora, le cronache quotidiane, le violenze impietosamente mostrate nei giornali e sui mass media, tutto documenta il corpo straziato, ferito e non rispettato delle donne, in un labirinto di prigionia alla ricerca della luce. La cultura si sta degradando e si concepisce la donna come un oggetto, una proprietà. Se mostra autonomia, dice la scrittrice Dacia Maraini, è vista come una nemica, è per questo che viene uccisa. I tormenti delle donne sono scatole, oggetti arrugginiti e taglienti, che ci trasmettono disagio e turbamento, ricordo di ferite mai rimarginate. Un'installazione d'arte incide sulla coscienza di chi guarda? Forse. Solo mettendo vicino goccia a goccia si può proseguire su quella strada di ricerca della luce che, se sostenuta e illuminata da leggi per la difesa dei diritti delle donne, porterà certamente, come il filo di Arianna, ad uscire dal labirinto di violenza e sottomissione. Di Adele Angelone, artista e designer. www.adeleangelone.net. Thank you.
solo.